pagina dei giornali con il Corriere dello Sport. Juve Fiorentina, che scontro, parole di fuoco tra finanza e mercato, tra Allegri e Della Valle. Dunque una rivalità che si rinnova giorno dopo giorno, tanti problemi che hanno portato allo scontro viola e bianconeri anche in sede di mercato. Allegri Milan è il giorno della verità questa sera, Milan-Genoa per l'anticipo della nona giornata di Serie A. Scommesse, Napoli deferito, noi parte d'essa siamo nel taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport. A centropagina invece si torna sull'Inter che ha accolto con il Partizan Belgrado la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Europa League. Andanovic, così l'Inter ha cancellato Giulio Cesare. Caos Mancini, senatori del City contro di lui. Momento non facile per il City dopo la sconfitta con l'Ajax e a questo punto l'uscita di scena che sembra imminente dalla Champions League. Ci odiano tutti, questo è lo sfogo di Agnelli che incendia l'assemblea Juve. Dice il presidente bianconero, siamo la maggioranza dei tifosi italiani ma percepisco molta ostilità. Il nostro calcio ha bisogno di riforme per evitare un brusco declino. L'ultima volta in discoteca per lo scudetto, auguro Della Valle di fare altrettanto. Allora questa è la risposta a Diego Della Valle. Milan, un'altra tegola, Berlusconi condanna, Napoli deferimento per scommessopoli. Vedremo allora anche questa che è la vicenda personale di Berlusconi, che tipo di ripercussioni avrà sul finanziamento di quella che è la sua gestione tra i più importanti, quella del Milan, mentre il Napoli deve adesso rispondere per responsabilità oggettiva. Ci sono dei deferimenti per due giocatori per quanto riguarda l'omessa denuncia nell'ambito del calcio scommesse. Grazie per averci seguito, noi proseguiamo per un attimo con la Gazzetta dello Sport. Allegri aggrappato e probabilmente Pato è l'ultima speranza per la partita di questa sera, torna titolare dopo 8 mesi. A domani con la rassegna stampa di Calcio Live 24.